Partiti, partiti! Pronto? Buonasera signori, oggi parliamo di questa tartaruga a nome scientifico Eremis anadalei, descritta da Bullidge e altri, inizio Novecento. Questa tartaruga raggiunge 50 cm e erbivora, è una tartaruga molto bella come animale, questa c'è l'ho presa nel 2008, ha 14-15 anni. E prima mi sembrava una femmina, invece mi ha allungato la coda e mi pare maschio, perché quando l'ho messa insieme all'Orlidia pizzicava l'Orlidia, poi la testa è più gialla quella del maschio, mentre la femmina ce l'ha più nera, poi il piastrone sotto quando è piccolo è giallo, poi come vedete diventa nero. Questa specie, questa mangia di tutto, pesce, carne e depone 4 uova alla volta, è un bel esemplare e si chiama tartaruga del tempio proprio perché in Asia questa è considerata animale sacro, è una bella specie. Ora sta nello stagno, ora l'ho tolta dallo stagno, l'ho presa che era piccola 6 cm, ora è diventata più di 40 cm, è bella grossa e peserà 8-9 kg e non gli faccio più a tenerla, infatti l'animale si sta stressando, ora lo rimetto dentro il laghetto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e questo esemplare è bellissimo, l'inverno lo tengo dentro a riparato e l'estate fuori, ora fino a 8 novembre sta dentro, sta fuori, poi lo rimetto dentro. Comunque è un bel esemplare e è pure introvabile, l'ho pagato un sacco di soldi e speriamo che vi sia piaciuto. In Italia forse ce l'ho solo io perché è una specie talmente rara e introvabile è un bel esemplare. La prossima volta parlerò di altre specie, per ora ho parlato dell'Iremis, è una delle mie migliori specie di tartaruga che posseggo nel mio stagno. Ok, allora grazie cari, ci vediamo al prossimo video, arrivederci, speriamo che il prossimo video vi sia piaciuto, sfruttare gli animali di tartaruga è sempre una cosa fondamentale. Ciao e buon proseguimento e buono il video, ci vediamo, ciao!